Snap si è rotto, tra patch che sembra nota, tra player che se ne vanno in un altro universo chissà dove, tra spot che non sono state ancora rimesse, io sono ancora qui per dirvi: non molla! Ragazzi, buongiorno, bentornati sempre qui al Cap, bentornati sempre qui sul canale, bentornati sempre qui su Marvel Snap! Ragazzi, sono stati 2 giorni di fuoco per quello che è Marvel Snap. Cioè, io non so più che cosa dire. Nel senso, le spot ancora non sono disponibili. Io ho preso la chiave per provare la cosa. Io non so dove cazzo è andata la mia chiave. Parlando della patch, ormai l'abbiamo già vista ieri in stream. Molti l'hanno già vista da tutte le parti. Io vi posso dire solamente che il mazzo di oggi è questo qui. Sapete perché? Perché volevo giocare a Liot. Nel senso, io voglio giocare questa. Dove cazzo vai? Nel senso, vai qua. Io volevo giocare sto Liot reworkato perché secondo me. Cioè, non secondo me. L'idea iniziale, al posto di Liot, ci avevo messo Galactus. Perché? Perché inoltre c'era anche la hot location del castello di Zemo che gli butti in bocca una carta che si scambia di lato, capito? Quindi, per esempio, un The Hood io glielo faccio subito al turno 1, metti che è la prima location, glielo butti in bocca, capito? Poi io ho pensato a una cosa, nel senso, Galactus sì, ma perché non provare la Liot? Cioè, la Liot è stato reworkato, adesso è una 6-8 e adesso è un mini leech degli albori, capito? Poi, ora mi chiedo. Ora mi chiedo, io anzi chiedo a voi, espressamente per questa carta qui, secondo voi è giusto o è sbagliato aver reworkato Liot? Perché adesso lui a Liot va a coprire quella nicchia di carte come un Leech e come anche quello che sarà Red Guardian delle prossime spot, ok? Ora non so, non sapremo mai se io spero che siano disponibili già dal prossimo martedì le spot perché io Red Guardian lo voglio perché è una bellissima carta. E ecco perché si chiama così il mazzo comunque. Allora andiamo a provarlo. Andiamo a provargli il gianchino e vediamo se la voglia di giocare a questo gioco sarà impattante rispetto a tutte le novità negative che sono state in questi giorni. Perfetto. Mindscape. E vi dico solamente una cosa, che quello che mi ha fatto più storcere il naso non è stato la patch in sé per sé, perché io ve l'ho già detto già inizio video, per me non è una patch questa. Per me è soltanto un'ota. È un'ota, non c'è altro da aggiungere, è un'ota questo. Bello il trono spaziale comunque con Green Goblin, vogliamo provarlo a fare, a buttargli subito il Goblin in bocca. Sokovia, Wolverine, che si sca... Ma tu non puoi iniziare così, cioè espressamente io mi lamento più che altro delle location, poi che cazzo me ne frega a me delle altre cose. Bucky Barnes, ah, è un destrego così goliardico con la Scarlet, cose cazzo e mazze, perfetto. E noi già quella location ce la siamo portati a casa. E non ce ne frega letteralmente un cazzo. Ora, sarebbe cosa buona e giusta fare sentry? Giusto? Provare a fare sentry. Anche se noi non abbiamo a Liot di turno 5. Sì, a Liot, a Nihilus di turno 5. Carnage. A posto, perfetto. Ora, c'è da dire una cosa. Perché molti ho visto che si sono lamentati anche di Zabu. Ieri in live abbiamo visto tutte le carte a costo 4, ok? Che potevano avere una sinergia con Zabu. E a parte le tech card come la Jubilee, l'Iron Lad, la Jubilee alla fin fine con Ravonna ci sta a pennello uguale. E... Oh, Goblin, frate, che ti devo raccontare? Dai, ma ho bricato a Nihilus, cazzo, era vinta sta partita. Adesso devo vedere se è vinta o meno. A posto. Oddio, a Nihilus. Anche se non so se basta, sfortunatamente, capito? Non so se basta. Sarebbe, non so se basta. Perché potrei giocarlo da qui a Nihilus. Potrei giocarlo anche da qui. Il problema è dove gioca Knull. Dove gioca Knull? Giocherà qui? Ma sai che forse giocherà qui? Non lo so, cioè, se io fossi al suo posto, io dove giocherei Knull? Non qui. Non credo qui. Giocherei qui, per coprirmi da Nihilus. Non credo, non ha distrutto abbastanza per fare Knull, detto, dai, quindi... è un 50 e 50 per chi vince, per chi indovina, per chi azzecca. E comunque, raga, mi raccomando, stasera dobbiamo preparare il mazzo per la Silk di sabato, che è l'ultima tappa. E quindi dobbiamo fare una porca figura, no? Quindi già stiamo... Ieri in stream abbiamo visto un paio di mazzi che possono
secondo me essere molto belli. Vi ricordo che l'ultima silk abbiamo utilizzato un Loki e siamo usciti giusto giusto contro un Loki, quindi... Ehi, fa? Gioca? Non gioca? Che sta combinando? Ah, non gioca. Non gioca, perfetto. Ok, perfetto. Questo è quello che è successo. E poi, non so, tu sei Infinite? No, non sei Infinite. Io non so perché stai utilizzando un Destroy così con la Scarlet, però... va bene, go go next. Ah, e quindi mi stavo dicendo... Allora, a parte Alioth, Alioth è stato completamente reworkato. Alla fine, io mi ricordo di Alioth quando uscì Super Giant, raga. Super Giant era top, chiamava per forza Alioth. Cioè, tu bastava che giocavi Super Giant avendo la prima al turno 4, turno 5 giocavi il cazzo che ti pareva, e il turno 6 gli indovinavi tutto con Alioth, era una carta rotta. Quindi, non lo so. Io non lo so. Cioè, io sono d'accordo con... il girare gli effetti delle carte, come per esempio è stato Spider-Man. Poi abbiamo visto che Spider-Man, cioè molti hanno storto il naso per Spider-Man, ok? Perché era in combo con il Profix, ma si è spostato sul move. Quindi vediamo quello che sarà. Ma perché non fai il Profix subito qui così? E ha giocato lì. A posto. Qui. Ma non basta perché c'è Sentry. Non basta perché c'è Sentry, cazzo, dai, frate. Guarda lì. A posto. Cable. Oddio, non basta. Basta, faccio due punti. Uno. Faccio un punto. Cosa assurda. Castello di Zemo, inutile. Va bene, oh, in qualche modo ci siamo portati a casa comunque la location. E Wave non la farei. Wave non la farei perché lui... lui può avere Red Hulk, lo può giocare subito. E Ravonna? Ma io come lo vinco a lui che c'è Red Hulk? Come lo vinco io che tutto quello che è successo è andato qui? E Ravonna? Baron Zemo? Che metti? The Hood. E gli ha preso il Demon. Guarda quanto sta... E mo? Io che gioco? Gioco a Nihilus per il meme? Anche se non mi serve più per prendere un po' di cosa, di... Insomma... Oh, teoricamente lui non dovrebbe avere carte più alte. Cioè Red Hulk è la sua play più forte. L'altra location come la vince? Con Gladiator? Come la vince? La vince con Gladiator. Io non ce la faccio a... Diciamo che la wave la voglio tenere per il turno 7. Metti che non gioca adesso coso. La vogliamo fare qui? Non so se si chiude lui. Non si chiude. Cannonball, ok. Il problema è adesso fondamentalmente che lui mi giocherà Red Hulk e vincerà il game. Fondamentalmente sarà questa la play. Cioè se non ci fosse stato il turno 7, lui avrebbe giocato Red Hulk e basta e vince un'altra location. Ma così facendo io come cazzo la vinco. Qui non posso fare niente. Come la vinco? Devo giocare la Riot qui, ma insomma è un po' così la play. Vabbè, a posto, non possiamo vincere. Via, go next. Unlucky. Guarda dove quel cazzo di Doc Ock, nel senso, gli è stato utile e non utile, perché è vero che lui ha perso la location, ma, cioè, l'hai guadagnato con tutte e due. Ah, capito, va bene. Go next. Ora, qual è il fattore che mi ha fatto mettere Riot in questo mazzo? Se ci pensate, noi abbiamo il Profix. Ok, in una location la possiamo vincere tranquillamente col Profix. Tra l'altro avete visto che c'è quella variant spettacolare di Daredevil. Io per questo l'ho messo. E anche perché il turno 5 in qualche modo possiamo avere delle certezze. Ok, quelle che ci devono essere almeno in questo mazzo. Quindi il turno 2 sarebbe di Daredevil o di Ravonna. Principalmente di Ravonna. Poi turno 3 e 4 abbiamo i Goblin, abbiamo anche Sentry. Poi abbiamo Nihilus di turno 5 o il Prof. E Alioth di turno 6. Capito? Alioth serve per, in qualche modo, non far giocare l'avversario quello che deve giocare. Cioè io una play l'ho fatta in un modo assurdo mentre giocavo. Cioè nel senso lui doveva giocare Iron Lad e Shang.
Ok, io gli ho messo l'out e... Coso, lo Shang era completamente inutile, anche non l'add. Capito? Wave. No, wave no, perché wave? Perché wave? Wave non mi serve. Electro. Comunque bello, azzeccatissimo il mondo assassino con Electro in mano. Azzeccatissimo, fratello. Vabbè, questo fa storcere il naso. Le location che sembra a volte che sono a pennello per un deck mio o quello dell'avversario. Questa cosa, cioè, se tu ci pensi, non ha senso. Perché tu influisci nella partita. Allora io che faccio? Faccio questo qui. Non gioco The Hood. Anche perché Wave è inutile visto che c'ha carte grosse. Jubilee. A posto, giocatore. E Netcrawler. Ok. Però non sarebbe male fargli Magneto su New York, eh? Non sarebbe male, perché gli metto la Jubilee e la Wave. Vediamo se gioco lui su New York. Oppure non lo so, oppure vediamo col Green Goblin. Con l'Hulk Goblin, sorry. Poi ci abbiamo anche detto da collaudare per il meme. Così per chi non ha visto ancora, per chi non ha collaudato Alayut, per chi non l'ha provato, lo faccio vedere quello che fa. Ma alla fin fine è molto intuitiva la cosa. Lui gioca Red Dulk. Ok. Può servire a fare sta roba? Praticamente. Ma io direi di no, perché poi questo è il turno 5. Io il turno 6 lo vado a coprire. Oddio, però c'ho anche lo Goblin. Ma me lo prendo, dai. Me lo prendo. Allora lui gioca Red Dulk adesso. E siamo tutti d'accordo su questa roba. Red Dulk, lui può spostare Red Dulk su New York, ok. E il problema è che gioco io non posso giocare Riot, perché Riot non mi dà sicurezza attualmente. Potrei giocare o Goblin, Selen. Magari The Hood lo buttiamo qui. E il Demone. È vero che lui c'ha Magneto, ma Magneto qui non gli risolverebbe nulla. Però io perdo se lui gioca Magneto, eh. Io qua faccio il meno 8, lui va a 5, io vinco. No, c'è cioè The Hood, c'è sto schifo di The Hood. Allora, vediamo invece di fare una roba del genere, così e così. Qui facciamo 5 punti. Vediamo. Tutto dipende da quello che gioca lui. Dimmi che è Magneto. Va bene, fratello, non dirò, ti sono allineati gli astri fondamentalmente per fare una giocata del genere con la Jubilee che ti prende Aero, che ti prende Odino, che mi prende il Gigombri qui, dai. Ti si sono allineati gli astri perché è l'unica cosa che può essere successa. Mi dovevo cluggare lì, ma che cazzo ne sapevo che c'era Odino sto mazzo? Che cosa ne potevo sapere che lui c'era Odino? Dai, fratello, insomma, fatemi giocare a Riot, cazzo. Io ho bisogno di far vedere le giocate che può fare Riot. Beren Jäger. Vai. Ok. Dai, Dorte. Guarda questo, quanto è spettacolare questa variante. E questa l'ho trovata, quindi non l'ho shoppata. Cioè, quindi ho avuto anche culo a trovarla. Ma che bello. Ma io posso fare mai dei video in cui non c'è Distretto X? Ma io posso mai farlo questo? Va bene. Giochiamola. Giochiamo tutto sulla casualità, perché ormai il gioco va così, guarda. Ormai il gioco va così. Tiè, prenditi un fist in bocca. Che lo fa? Non ha senso, fratello. Cioè, puntualmente sembra che il gioco ormai vede quando accendo OBS e dice: oh, senti, sto vedendo il video? Distretto X, quale cazzo è il problema? Squirrel. Va bene, ma Squirrel è una carta del Distretto X? Sì.
Frate, ma che cazzo è? Vabbè, facciamo così, guarda, mi sti qua, ti prendi il buff di Gullone. Vedi, tutto il distretto X è tutto collegato, mi fa piacere questa cosa. Poi io turno 5 le devo fare a Nylus. Non è vero, devo fare il Prof X. Devo fare il Prof X e poi la possiamo tentare anche con un blob o Alayot. Alayot mi sa che non prendo la prio, e questo è il punto. Alayot io non prendo la prio. A posto, buongiorno per il Prof X. Dr. Doom via, ok. Vediamo quello che si può fare. Sei. Bello, frate, bello. Mi raccomando, complimenti, carte molto utili. Io non posso giocare un cazzo di niente. Mi fa piacere questa cosa. Io devo giocare a Nylus. Cioè, pensa tu come sono combinato io. Che giochi tu? Oddio, dov'è la meccanica? E questa è la nuova meccanica. Vedi. Shulk. Annihilus, frate, che cazzo ti devo dire? Annihilus è potente con Blob, ma io non so se Blob può mai arrivare a 17 punti. Cioè, fondamentalmente non lo so sta roba. E tra l'altro lui sposterà Jeff qui e si prenderà il più c... Andrà a 7. Ci dobbiamo provare? Ma anche se non ha senso, perché lui sposterà Jeff per prendersi 7 punti. E io non posso fare assolutissimamente nulla. Cioè, capito come deve cazzo, come devo perdere io. Perché a lui gli ha dato distretto X, dello Shulk. A me Blob. Oh, per la scienza. Che clown. No, frate, io impazzisco. Il leader era suo. Va bene. Ho capito. Questo è Marvel Snap. Ho capito così. Anche il leader adesso. Capito. Io faccio l'ultimo perché non demordo. Mi abbevano intanto. Questa cosa ha del ridicolo. O dell'inferno. Perché la gioco? Perché fondamentalmente, ok, non mi dà un 0 di Ravonna, però gli distruggo una carta. Doc Ock, bello. Sai che può essere anche buono questa cosa? Mi ha tolto Daredevil, sto cazzo. Big House, va bene. Bene Big House. Gioco da qui. Poi, Cable. Bello, continuiamo così. Ma, frate, io non so come te lo devo dire, ma io... Vabbè, dai, gioca tu. Cioè, che cazzo te lo devo dire? Gioca tu, a posto, siamo così, belli contenti. Gladiator, a posto. Che metti? Annihilus. Cioè, capito? Tutte le location sembrano telecomandate, cazzo. Ambasciatore del Wakanda col Green Goblin che mi dà meno uno. E a lui Gladiator a 10, fratello, non c'ho coso. Shang, non lo so. Io non lo so, è tutto un pombo. E fai il Piggy. Baron Zemo, che prende The Hood, no? Beh, in qualche modo godo. E poi la chiudiamo con la Riot. Guarda che se riesco a chiuderla con la Riot impazzisco. Shadow King. A posto? Te. Ti prego. Chiudila tu. Non gioco da questo mazzo perché è una merda. A posto così. E questo è quello che è diventato Marvel Snap nell'ultimo periodo. Bene, ho capito. Cioè, non è più di tanto il player in questione, ma tu sei condizionato perennemente dalla location in una maniera impattante. È molto più di prima. Cioè, non è possibile che io in un cazzo di gioco, ogni volta che sono a sto cazzo di Infinite di merda, io devo essere condizionato dalle location in cui mi favorisce a me o favorisce l'avversario. Quindi o rework sta cazzo di location, oppure non mi fai affatto sta cazzo di rework di merda, che sono letteralmente lo schifo della terra. Vi aspetto stasera, ragazzi. Bella.